si ripercuote ed è presente nei balli, in euskaleria. Per esempio i ragazzi del paese, nelle feste dei paesi, in genere vanno sempre negli stazzi, diciamo, nelle case del paese, ballano in cambio di bevande o cibo. Bevande ovviamente non ci riferiamo alla Coca-Cola. E questo è un esempio di questi balli, la sagardanza. Della sagardanza, sagarra significa appunto in basco mela. Cosa ne hanno fatto dalle mele? Ne hanno tirato fuori una bevanda alcolica. Sì, è buona. Quindi ricollegandoci all'aspetto dei marinai baschi, per esempio, erano famosi per non ammalarsi in mare, perché prendevano appunto, avevano, ma bevendo sidra ovviamente, non mangiando frutta e verdura, assumevano la vitamina C e quindi non si ammalavano. Quindi ha avuto
le mele e la sidra hanno avuto un'importanza considerabile, diciamo, nella storia di Euskal Herria, e appunto oggi rimangono la testimonianza di questa importanza delle mele, anche dei ristoranti che sono specializzati nella produzione di sidra di mele e fanno dei menù fissi con, insomma, i bei bistecconi, e si può bere sidra in quantità, vi ho detto che gli piace bere. E quindi questo aspetto, il fatto che la lavorazione della sidra ci ha lasciato degli strumenti, potete vedere il primo alla mia sinistra dietro di me, che si chiama la cialaparta, è sicuramente uno degli strumenti tipici e emblematici dell'Euskal Herria, uno dei suoni tipici e simbolici. E la specialità di questo strumento è che è uno dei pochi al mondo che viene suonato da due persone contemporaneamente. La cialaparta. Suonata la cialaparta, è fatta tutta in legno, veniva suonata quando appunto terminava la produzione della sidra, per richiamare la gente del paese a berla principalmente. Poi un altro strumento che vedete qua viene proprio direttamente dalla lavorazione della sidra, quindi si ricollega alla cultura del cantare lavorando, ed è la chiricocchetta, che questo viene proprio dalla lavorazione, insomma. Ecco a voi. Questi sono i classici, i suoni baschi proprio, la cialaparta e la chiricocchetta, due strumenti più autentici della cultura basca. E quindi abbiamo visto che ci sono dei canti che vengono direttamente dal mondo del lavoro, come abbiamo visto, in questo caso la chiricocchetta e la cialaparta. La chiricocchetta e la cialaparta, e poi ci sono anche delle altre canzoni che vengono dall'ambiente festivo, insomma, diciamo, dalle feste. E questo qua, il ballo che viene adesso, è uno dei pochi esempi innanzitutto di un ballo e un canto di sole donne. Ecco a voi. Jaurrieta. Thank you.
1, 2. Ok. E passiamo adesso a un altro aspetto della cultura basca di tutti i popoli. Col solstizio d'inverno arrivano i carnevali, quindi la dicotomia fra il bene e il male, e questi riti che si avvicinano appunto. Aspettate che stanno suonando. Questi personaggi che vedete, che forse si assomigliano un po' a qualche carnevale nostro, a qualche maschera nostra se non sbaglio, sono gli Ioaldunak, che in basco significa colui che porta i campanacci. Questi campanacci pesano più o meno 4 kg l'uno. Al bambino gliel'abbiamo messo più piccolo perché sennò si impennava. E qua abbiamo un esempio di Ioaldunak in ritardo. Sono dei personaggi tipici dei carnevali un po' di tutta l'Euskaleria. Adesso vediamo come viene vestito, appunto, con delle funi, vengono fissate le catene nella schiena e ricordano molto le marce, i ritmi delle nostre maschere, anche dei mammutones e dei merdules, per esempio, anche per le pelli e i campanacci, insomma. Sono dei personaggi storici dei carnevali che addirittura non si riescono neanche a datare nel tempo. Gli studiosi hanno trovato delle tracce che risalgono anche a più di 1500 anni fa, ma sicuramente sono anche dei personaggi più antichi. Adesso vediamo come finiscono di vestirlo e fanno un altro giro. Thank you.
figlio Valdunac. Una delle funzioni principali era quella di, come tutte le maschere, un po' di spaventare gli spiriti cattivi con l'inizio delle giornate più lunghe. E ci sono anche degli altri carnevali, come potete vedere, nel nord dell'Euskalerria, con vari personaggi. In genere il rosso simboleggia sempre il bene e il rosso il male. Noi vi abbiamo portato quelli buoni, quelli rossi, non ci sembrava il caso di portarvi quelli cattivi. Sul lettino. Thank you.
Questo vi è piaciuto? Però io ci tenevo a precisare che il bicchiere è di vetro, non è che non è nessun altro, è in vetro. Allora, a parte i balli che ci ha lasciato la tradizione del carnevale in tutta Euskal Herria, vediamo come ci siano anche delle rappresentazioni goliardiche e dei teatri che appunto hanno la funzione di rappresentare un po' dei teatri medianamente lunghi, anche 2 ore di spettacolo, che abbiano la funzione medianamente, cioè, che abbiano la funzione di rappresentare i fatti e tutto ciò che è accaduto durante l'anno nel paese. Quindi ci sono, come succede a Tempio per esempio, dove si brucia il villano del paese, o appunto delle opere teatrali un po' più lunghe. Ci sono, oppure vengono portati davanti al tribunale dei villani, o ci sono comunque anche degli altri sketch che sono un po' più corti, insomma, che fanno parte comunque sempre dei carnevali. Perché deve fare scena.